Bene, allora oggi continuiamo a parlare dell'analisi della curvatura e come questa sia collegata all'analisi delle accelerazioni. Allora vi rifaccio lo schema che ci ha consentito di introdurre la formula di Olero-Savary e consideriamo quindi una coppia di traiettorie polari dove questa rappresenta la polare fissa, la polare mobile, punto di contatto è il centro di istantanea rotazione P con 0. Andiamo a considerare la tangente alle polari e la relativa normale con il verso diretto dalla parte della polare mobile. Questo è P con 0, supponiamo di conoscere il centro di curvatura della polare fissa e il centro di curvatura della polare mobile, nonché i rispettivi raggi di curvatura, ossia i raggi dei cerchi osculatori del punto P con 0, rispettivamente alla polare mobile e alla polare fissa. Bene, nella lezione scorsa abbiamo dimostrato che il luogo geometrico dei punti del piano mobile che presentano un flesso nella traiettoria è una circonferenza, denominata circonferenza dei flessi, e questa circonferenza è tangente alle polari in P con 0 ed ha un diametro delta. La vado a rappresentare. Circonferenza dei flessi con diametro delta. Bene, quando parliamo di un flesso è ben noto che la traiettoria dei punti del piano mobile si presenta in questo modo. Quindi indichiamo per esempio questo punto M' che è un punto di flesso. Punto M' è un generico punto della circonferenza dei flessi. Il cerchio osculatore alla traiettoria nel punto di flesso abbiamo già detto che degenera in una retta, cioè va a coincidere con la retta tangente. Tant'è vero che il centro di curvatura omega diventa un punto improprio, va all'infinito, quindi la circonferenza che rappresenta il cerchio osculatore alla traiettoria si apre all'aumentare del raggio di curvatura fino a diventare una retta. E questo è quello che accade appunto nel punto di flesso. Noi abbiamo anche detto che il cerchio osculatore presenta tre punti di contatto con la traiettoria che sono vicini tra loro a livello infinitesimo. Ovviamente questo è ancora rispettato e quindi se vogliamo provare a rappresentarlo dovremmo indicare tre punti. Ovviamente è soltanto una schematizzazione perché questi punti sono vicini tra loro a livello infinitesimo. Bene, ma questo l'avevamo già detto per quanto riguarda appunto le traiettorie. Ecco, questo discorso però ha delle immediate conseguenze anche per quanto riguarda l'accelerazione. Perché proprio la volta scorsa, facendo riferimento alla terna intrinseca come rappresentazione del moto piuttosto che alla terna cartesiana che avevamo utilizzato fino a quel momento, abbiamo dimostrato che l'accelerazione di un generico punto P dal punto di vista vettoriale, ma con riferimento alla terna intrinseca, che è una terna locale che si muove su una particolare traiettoria, assume questa forma. Quindi presenta una componente tangenziale, che sarebbe un S due punti tau, dove tau è il versore tangente alla traiettoria,
e questo primo termine abbiamo detto che corrisponde all'accelerazione tangenziale, responsabile delle variazioni di modulo della velocità, ma rimane comunque tangente alla traiettoria per il tramite del versore tau, più un S punto quadro diviso rho per n, che abbiamo dimostrato la volta scorsa, utilizzando a tal fine, se vi ricordate, la formula di Poisson. Bene, questo versore n è perpendicolare a tau ed è diretto verso il centro di curvatura, cioè il centro del cerchio osculatore alla traiettoria. Quindi, se noi consideriamo una certa curva e su questa individuiamo un'origine di un sistema di ascisse curvilinee, la particolare posizione di un certo punto P è individuato da un certo arco, quindi è uno scalare, da un certo arco di ascissa curvilinea, qualunque sia la curva, rispetto all'origine di riferimento. Dopodiché abbiamo detto che su questa curva individuiamo un versore tangente tau e poi abbiamo anche un versore normale che è perpendicolare a tau, ma attenzione al verso, perché questo versore n deve puntare verso il centro di curvatura, cioè il centro del cerchio osculatore alla traiettoria. Allora, il cerchio osculatore alla traiettoria, in questo caso qualitativamente, può essere questo. E questo è il centro di curvatura omega p con rho p raggio di curvatura. Va bene? Ecco, questo sistema di riferimento rosso nel piano rappresenta la perna intrinseca, cioè una perna locale che si muove lungo la traiettoria. Se per esempio volessi rappresentare la stessa perna in un istante diverso, per esempio qui in una posizione P', come si presenterebbe? Avrei ancora un versore tau, che ovviamente è diverso rispetto al precedente, poiché sta cambiando la curvatura, perché è una curva generica del piano. Vedete, il versore n deve continuare a puntare il centro di curvatura, ma il centro di curvatura nel punto specifico di quella traiettoria. Vedete che in questo caso la curvatura, no, è diversa rispetto a quella precedente, e quindi n è questa volta rivolto verso l'alto. Verso l'alto perché? Perché il centro di curvatura in questo caso, disegnando sempre qualitativamente un cerchio osculatore alla traiettoria, questo è omega di P' e questo sarebbe il raggio di curvatura di P'. Quindi vedete come cambia, diciamo, non soltanto la posizione ma eventualmente anche il verso della perna intrinseca. Tutto questo accade in un piano che in generale viene chiamato piano osculatore. Il concetto di piano osculatore, diciamo, è meno importante per i moti piani, perché il piano osculatore coincide costantemente con il piano del moto, ma assume viceversa importanza qualora andassimo a considerare un moto nello spazio. Allora, nel moto nello spazio, il piano osculatore naturalmente assume in generale delle forme diverse, perché stiamo facendo riferimento ad una curva sghemba, ok, dello spazio. In questo caso particolare, ripeto, il piano osculatore coincide costantemente con il piano stesso del moto. Va bene? Ok, in particolare noi ora ci concentriamo su questa è la componente normale dell'accelerazione, che con riferimento alla perna intrinseca assume maggiore significato fisico che non se facessimo riferimento ad una perna cartesiana qualsiasi, come abbiamo fatto per esempio nel dimostrare il teorema di Coriolis. Questa è l'accelerazione normale, come vedete viene fuori dal rapporto
del quadrato della velocità, perché S punto è praticamente la velocità in modulo, perché sarebbe la derivata prima temporale della scissa curvilinea che definisce l'equazione oraria del moto, diviso il raggio di curvatura, ed è diretta secondo il versore n della terna intrinseca, quindi punta sempre verso il centro di curvatura. Ok? Questa è l'accelerazione normale di P. Ecco, questo discorso è strettamente legato anche alla circonferenza dei flessi. Perché? Perché noi abbiamo detto che la circonferenza dei flessi è il luogo dei punti del piano mobile che presentano un flesso nella traiettoria. Ma flesso nella traiettoria significa centro di curvatura all'infinito, cioè vuol dire raggio di curvatura infinito. Ma se il raggio di curvatura è infinito, come vedete, questo denominatore va a zero e quindi di conseguenza la circonferenza dei flessi è anche il luogo dei punti del piano mobile che presentano una componente normale dell'accelerazione uguale a zero. Ok? Quindi sulla circonferenza dei flessi noi abbiamo che il raggio di curvatura tende all'infinito e come conseguenza di questo l'accelerazione normale è uguale a zero. Quindi questi punti presentano soltanto accelerazione tangenziale, cioè un vettore accelerazione che è parallelo al vettore velocità, in quanto la velocità è comunque sempre tangente alla traiettoria. Questo discorso è molto importante perché consente di utilizzare, come vedremo, la circonferenza dei flessi anche per quanto riguarda l'analisi delle accelerazioni, non soltanto l'analisi della curvatura. Ok? Tanto è vero che noi nelle precedenti lezioni abbiamo anche dimostrato l'esistenza del centro delle accelerazioni. Questo centro delle accelerazioni esiste ed è unico. È quel punto del piano mobile che istantaneamente ha un'accelerazione totale, totale intesa come componente normale e tangenziale, uguale a zero. Quindi, centro delle accelerazioni ecco, abbiamo fatto qualche primo esempio di analisi cinematica del moto del singolo corpo rigido. Abbiamo considerato l'asta, abbiamo considerato la ruota come primi esempi. Abbiamo capito che è possibile individuare la posizione del centro di istantanea rotazione mediante il torno di Chasles. Ok? Perché? Perché si trova sull'intersezione delle normali alle traiettorie, ossia delle normali ai vettori velocità, che è la stessa cosa, essendo i vettori velocità tangenti alle traiettorie. Ma fino a questo momento non sappiamo nulla su come fare per individuare il centro delle accelerazioni, se non a far riferimento all'applicazione del teorema di Rivals. Allora, questo discorso che è correlato alla circonferenza dei flessi, alle proprietà della circonferenza dei flessi in merito alle accelerazioni, ci torna utile per individuare K. Tanto è vero che se K è il centro delle accelerazioni e quindi ha accelerazione nulla, entrambe le componenti sono uguali a zero. E questa proprietà è condizione necessaria e sufficiente per poter appartenere alla circonferenza dei flessi. Perché K avrà entrambe le componenti uguali a zero, ma sicuramente quella normale è uguale a zero, e questa è una condizione di appartenenza alla circonferenza dei flessi. Quindi dove si trova K? Non so ancora esattamente dove, ma sicuramente sulla circonferenza dei flessi. E quindi abbiamo già limitato il piano del moto per quanto riguarda la posizione di K. K deve stare qui sopra. Ok? Allora, supponiamo che cada in questo punto, e questo è il centro dell'accelerazione.
noi conosciamo le proprietà del campo vettoriale delle accelerazioni. Abbiamo detto che è circolare intorno a K. E possiamo calcolare sia il modulo del vettore accelerazione di un qualsiasi punto del piano mobile, noto che sia K, noto che sia il vettore accelerazione angolare, ok? Mediante queste formule che vi diamo alla vostra attenzione. Tangente di gamma è uguale ad alfa su omega quadro. Ancora, l'accelerazione di un generico punto M come accelerazione totale, questo rappresenta il modulo, sarà uguale a Km per la radice quadrata di alfa quadro più omega alla quarta. Nel momento in cui conosciamo K, e questo è il punto M, questo è il vettore accelerazione di M, dove questo è l'angolo gamma, questo naturalmente è il verso di alfa, che deve essere congruente con il verso dell'accelerazione di tutti i punti, quindi se M gira in senso orario rispetto a K, ovviamente alfa deve fare la stessa cosa. Va bene? Quindi noto alfa, noto omega per poi risalire a gamma, basta misurare la distanza Km e noi possiamo ricavare il vettore accelerazione. Ok? Se io prendessi un altro punto, il punto P, abbiamo qualcosa di questo genere, gamma, e questa è l'accelerazione di P. Chiaramente qui ci deve essere un legame lineare, quindi se io vado a prendere un analogo punto alla stessa distanza, il vettore accelerazione di questo punto, chiamiamolo P star, questo è sempre gamma, deve essere uguale a questo, il modulo. Ok? Quindi il campo vettoriale delle accelerazioni si presenta in questo modo e lo possiamo calcolare, noto K, tramite queste due formule. Il problema dove sta? Trovare K, la posizione di K, ed è esattamente quello di cui ci stiamo preoccupando in questo momento. Una cosa l'abbiamo già detta, che K si trova sulla circonferenza dei flessi perché ha un'accelerazione normale uguale a zero. Va bene? Allora, supponendo che cada qui, noi possiamo andare ad esprimere, per esempio, l'accelerazione di P con 0 e l'accelerazione di quest'altro punto che si chiama il polo dei flessi, cioè il punto diametralmente opposto a P con 0 sulla circonferenza dei flessi. Allora possiamo scrivere l'accelerazione di P con 0, perché P con 0 è polo delle velocità, ma avere la velocità nulla non vuol dire che sia nulla anche l'accelerazione, quindi in generale ha un'accelerazione diversa da 0. Va bene? Come la possiamo esprimere l'accelerazione di P con 0? Beh, se facciamo riferimento a K, P con 0 è uno dei punti del piano mobile, quindi lo possiamo trattare allo stesso modo e quindi applichiamo queste formule. Quindi possiamo scrivere K P con 0, che è un segmento, radice quadrata di alfa quadro più omega alla quarta. Ma se K cade sulla circonferenza dei flessi, questo angolo è pari a 90 gradi in quanto sotteso dal diametro e questo angolo qui è proprio gamma perché il centro di istantanea rotazione è un punto particolare che presenta un vettore accelerazione che è perpendicolare alle polari in P con 0. Tale punto, infatti,
è un punto di inversione del moto e la sua traiettoria presenta una cuspide. Perché la sua velocità istantanea è uguale a zero in quanto polo delle velocità, ma ha un'accelerazione diversa da zero. Ok? Quindi nel moto di puro rotolamento della polare mobile sulla polare fissa, questo punto presenta una cuspide e la sua traiettoria qualitativamente è di questo tipo. Ok? Quindi durante il rotolamento della polare mobile sulla polare fissa, il punto di contatto segue questa traiettoria e in quell'istante presenta proprio una cuspide. Quindi questa è la rappresentazione del vettore velocità. Ma noi questo vettore velocità lo vogliamo anche quantizzare utilizzando quelle formule come stavamo appunto facendo. Quindi in virtù di queste altre considerazioni noi possiamo dire che Kp con 0 è uguale a delta per il coseno di gamma, giusto? Da questo triangolo rettangolo P con 0 in K. Quindi qui posso scrivere delta coseno di gamma radice quadrata di alfa quadro più omega alla quarta. Bene, andiamo avanti. Delta coseno di gamma radice quadrata, dalla prima di queste due relazioni posso ricavare, esplicitare alfa. Alfa è uguale ad omega quadro per la tangente di gamma che vado a sostituire qui dentro. Quindi qui mi ritrovo omega alla quarta tangente al quadrato di gamma più omega alla quarta. Quindi metto in evidenza omega alla quarta e tiro fuori dal segno di radice e qui ottengo un omega quadro delta. Poi abbiamo un coseno di gamma, radice quadrata, la tangente la sviluppo in sen quadro di gamma, faccio il mio nome multiplo, quindi cosen quadro di gamma, cosen quadro di gamma, il numeratore è banalmente uguale a 1, il cosen quadro lo porto fuori della radice e quindi abbiamo omega quadro delta. Questo si semplifica, il risultato è omega quadro delta, quindi questo è uguale all'accelerazione di P con 0. Questo risultato è molto interessante perché, come vediamo, l'accelerazione non dipende dall'accelerazione angolare, l'accelerazione di P con 0, dipende soltanto da omega e dal diametro della circonferenza dei flessi. Questo spesso ci aiuta nell'analisi cinematica, in quei casi un po' particolari in cui non riusciamo a venirne fuori con un procedimento, diciamo, standard, e allora l'accelerazione di P con 0, ripeto, può tornare utile in quanto è facilmente calcolabile poiché dipendente solo dalle velocità, non dalle accelerazioni. Ok? In maniera analoga noi possiamo andare ad esplicitare l'accelerazione del polo dei flessi sempre con riferimento a K, quindi avrò Ki questa volta e ancora radice quadrata di alfa quadro più omega alla quarta. Sempre con riferimento a questo schema, da quel triangolo rettangolo P0Ki, io mi accorgo che Ki è uguale a delta per il seno di gamma. Ok? Questo è uguale a delta
per il seno di gamma. Faccio dei passaggetti come fatto prima sulla falsa riga, quindi delta sen gamma radice quadrata. Questa volta dalla stessa formula mi conviene esplicitare omega quadro piuttosto che alfa, quindi omega quadro è uguale ad alfa sulla tangente di gamma. Quindi lascio alfa quadro più omega alla quarta. Omega alla quarta è il quadrato di omega quadro, va bene? E quindi qui ho alfa quadro diviso la tangente al quadrato di gamma. Anche qui posso mettere in evidenza alfa, alfa quadro, tirarlo fuori dal segno di radice, e quindi qui ottengo alfa delta, e poi rimane sen gamma per la radice quadrata. Devo sviluppare questa tangente al quadrato che sta al denominatore, che è uguale a sen quadro su cos quadro, quindi qui otteniamo un cosen quadro di gamma più qui abbiamo un sen quadro di gamma più cosen quadro di gamma diviso sen quadro di gamma, sviluppando la tangente e facendo il mio uguale multiplo. Ancora una volta il numeratore è uguale a 1, questo portato fuori diventa sen gamma e si semplifica. Quindi il risultato è che l'accelerazione del polo dei flessi è uguale ad alfa per delta, diametro della circonferenza dei flessi. Come vedete, l'accelerazione del polo dei flessi può essere espressa in maniera altrettanto semplice, però con la differenza importante che qui compare alfa. Quindi se io non ho informazioni sull'accelerazione non la posso calcolare, contrariamente a quanto accadeva per il centro di istantanea rotazione, che è viceversa dipendente dalla velocità angolare. Andiamo a rappresentare anche il vettore accelerazione del polo dei flessi. Deve ugualmente essere inclinato di gamma rispetto alla congiungente con K, perché le proprietà del campo vettoriale delle accelerazioni è sempre quella lì, vale per tutti. Questo vettore accelerazione risulta proprio tangente alla circonferenza dei flessi, tant'è vero che questo angolo è proprio uguale a gamma, ed è facile da dimostrare perché questo è gamma, 90, 90 meno gamma, gamma. Quindi l'accelerazione di I, ripeto, è proprio tangente alla circonferenza dei flessi. Ed è un'accelerazione puramente tangenziale, perché il vettore velocità di I deve essere perpendicolare alla congiungente con il centro di istantanea rotazione, quindi hanno la stessa direzione, a conferma del fatto che l'accelerazione di I è puramente tangenziale. Ma noi l'avevamo in qualche modo già detto, perché se tutti i punti della circonferenza dei flessi hanno un'accelerazione normale uguale a zero, vuol dire che hanno solo la componente tangenziale, che è parallela alla velocità. Per esempio, se io volessi rappresentare il vettore accelerazione di questo punto, il verso di alfa come accelerazione angolare deve essere congruente col campo vettoriale, naturalmente, e quindi in questo caso è orario, perché vedete P con 0 e D è come se ruotassero intorno a K in verso orario, in questo caso. E ovviamente questo deve essere valido anche per un altro punto, per esempio M'.
Quindi se congiungo, attenzione, m primo con k, il vettore accelerazione deve essere inclinato di gamma, ok? Ma per le proprietà sulla circonferenza, qui abbiamo una corda KI e quindi il vettore accelerazione dovrà passare per I, perché solo in tal caso questo angolo sarà ancora uguale a gamma, sotteso dalla stessa corda della circonferenza dei flessi che è KI. Quindi il vettore accelerazione è questo qui. Questa è una cosa, ma noi potremmo anche fare una verifica per vedere se ci troviamo. Abbiamo detto questo è il vettore accelerazione totale, che è sempre inclinato di gamma rispetto alla congiungente con K, ma noi abbiamo anche detto che i punti sulla circonferenza dei flessi hanno componente normale uguale a zero, cioè soltanto componente tangenziale. Se così è, quel vettore rosso che ho appena rappresentato deve avere la stessa direzione della velocità. Giusto? Questo può essere facilmente verificato perché io conosco non soltanto K, ma conosco anche il centro di istantanea rotazione. Allora, se congiungo M' con P con 0, supponendo per esempio che questa sia la omega velocità angolare, può essere concorde o discorde con alfa naturalmente, ma supponiamo che sia concorde, cioè anch'essa oraria, qual è il vettore velocità di M', nodo omega? Proprietà del campo vettoriale delle velocità in questo caso. Come dovrei calcolare la velocità di M'? La velocità di M' vettore sarà uguale ad omega vettor P0M'. Siccome omega è un vettore perpendicolare al piano della lavagna, in questo caso orario, con la regola della mano destra, pollice entrante, in questo senso, va bene? Io ho un vettore velocità che deve formare un angolo di 90 gradi e quindi, come vedete, è parallelo a quello dell'accelerazione, come ci aspettavamo, perché per i punti sulla circonferenza dei flessi noi abbiamo solo accelerazione tangenziale. Bene, ma fino a questo momento noi abbiamo fatto una serie di considerazioni relative alle accelerazioni con riferimento alla circonferenza dei flessi, ma non abbiamo ancora detto come possiamo individuare K. L'unica cosa che abbiamo detto è che K cade sulla circonferenza dei flessi. Sì, è un'informazione che limita, diciamo, il campo, ma non è sufficiente, perché ovviamente la scelta di K non è arbitraria, dipende naturalmente dalla cinematica. E allora, a questo proposito, consentitemi di rifare, seppure velocemente, uno schema per non complicare troppo la figura, al fine di andare avanti e trovare un modo per la definizione univoca di K, cioè del centro dell'accelerazione. Disegno ancora le traiettorie polari, questa è lambda, questa è L. Questa è la normale comune, la tangente, e vado a rappresentare ancora una volta la circonferenza dei flessi. Questo punto è P con 0. Questo punto è il polo dei flessi. Supponiamo che il punto K cada qui . Cosa facciamo ora?
andiamo a considerare la congiungente IK e la prolunghiamo fino ad intersecare la tangente e le polari nel centro di istantanea rotazione in un punto di interesse che indichiamo con J. Il campo vettoriale delle accelerazioni è quello che abbiamo accennato prima, qui riportiamo ciò che ci interessa in questa fase, quindi vettore accelerazione di P0, vettore accelerazione di I, dove questo angolo è gamma, questo angolo è gamma. Ma da questa costruzione grafica abbiamo individuato un altro punto di interesse, che è il punto J. Domanda: qual è il vettore accelerazione di J in quell'istante? Beh, deve rispettare le regole di tutti gli altri punti per quanto relativamente al campo vettoriale delle accelerazioni. Quindi K è come se fosse un punto fisso, anche se non lo è, per quanto riguarda l'analisi istantanea delle accelerazioni. Quindi è come se tutto girasse intorno a K. Vedete? I0 gira intorno a K, I gira intorno a K, e questo deve valere anche per J naturalmente. Ok? Quindi deve girare anch'esso intorno a K, in senso orario in questo caso, quindi il verso di alfa è di questo tipo, cioè orario, ma qui è facile verificare che questo angolo è 90 gradi, perché è sotteso dal diametro delta della circonferenza reflessa. Se questo angolo è gamma, anche questo è 90 gradi, quindi questo angolo qui è 90 meno gamma, giusto? Ma questo angolo qui è ancora 90 gradi, quindi se questo è 90 meno gamma, questo è 90 gradi, questo angolo qui è gamma. E siccome il vettore accelerazione di J deve rispettare la consueta proprietà del campo vettoriale, vuol dire che l'accelerazione di J è proprio questa, ok? Ha questa direzione, come vedete è una direzione particolare perché va a finire proprio nel centro di istantanea rotazione. Perché? Perché questo angolo è gamma, e dovendo esso essere inclinato di gamma rispetto alla congiungente con K, non può che essere quello lì. Questo è il vettore accelerazione di J. Naturalmente il modulo di questa accelerazione viene calcolato eventualmente con la solita formuletta, Noi dovremmo scrivere A di J è uguale a KJ alfa quadro più omega quadro. Quindi possiamo calcolare, ok? Ma perché ci interessa questo punto? Questo punto, se guardiamo con maggiore attenzione, presenta un vettore accelerazione che è diretto verso P0. Ma noi ci siamo già interessati dell'analisi della curvatura, per cui, per esempio, potrei essere interessato a determinare il centro di curvatura della traiettoria descritta da J. J è un punto del piano mobile, la legge di moto in questo caso è rappresentata dalle polari, e quindi J è attaccato alla polare mobile, la polare fissa è come se fosse un muro, moto di puro rotolamento, J si muove e traccia la traiettoria quella che è. Va bene? Vogliamo trovare il centro di curvatura. Sappiamo farlo? Sì, perché abbiamo già utilizzato la formula di Eulero-Savary e sappiamo come fare. Possiamo anche utilizzare quella contratta, no? O la costruzione grafica della forma che fa riferimento alle traiettorie polari, o anche quella contratta. Quella contratta è più semplice in questo caso, quindi possiamo scrivere che P0J al quadrato è uguale ad omega j per j primo j,
cosa ci interessa in questo caso? Il centro di curvatura. Quindi omega j diventa l'incognita, sarà uguale a P0j al quadrato diviso j'j. Ma ci interessa j'. Che cos'è? È il corrispondente punto di j sulla circonferenza dei flessi. E come lo troviamo? Andiamo a congiungere il punto con P con 0 e la retta interseca la circonferenza dei flessi in un punto, tale punto, in questo caso è j'. Ok? Quindi congiungo j con P con 0, traccio una retta che coincide proprio con la tangente alle polari in questo caso. E dov'è il punto di intersezione con la circonferenza dei flessi? In questo caso tale retta è proprio la tangente alla circonferenza dei flessi, quindi vuol dire che tale punto coincide con P con 0. Dalla condizione di tangenza ho due punti infinitamente vicini. Ok? Quindi l'omega, o meglio, scusatemi, j' coincide con P con 0, perché è un caso particolare. Ma se j' coincide con P con 0, nell'applicare quella formula, io ho che P con 0 j è uguale a j'j, poiché j' e P0 coincidono. Quindi vuol dire che qui posso semplificare, perché questi due segmenti hanno la stessa lunghezza, qual è il risultato? P0j. E quindi dove sta omega? Anche omega sta qui, cioè coincide con P con 0. Va bene? Quindi qui ho anche omega, cioè il centro di curvatura di J. Il centro di curvatura, come detto più volte, è il centro del cerchio osculatore. Quindi se io puntassi il compasso in P con 0 con apertura P0J potrei tracciare, no, qualitativamente o precisamente, in questo caso nello schema in modo qualitativo, un arco di cerchio osculatore alla traiettoria. Traiettoria di J, perché J è uno dei punti del piano mobile solidale alla polare mobile L. Ancora, se volessi intrecciare ulteriormente le informazioni che abbiamo acquisito fino ad ora, supponiamo che di conoscere anche omega come velocità angolare, qual è il vettore velocità di J? Questa volta devo fare riferimento a P con 0 perché sto parlando di velocità, quindi è come se tutto ruotasse intorno a P con 0, anche se non è vero perché il moto è roto traslatorio, quindi non è vero che ruota intorno a K, non è vero che ruota intorno a P con 0, ma i campi vettoriali sono entrambi circolari, tali da farci intendere un comportamento di questo tipo, rispettivamente per quanto riguarda le velocità e per quanto riguarda le accelerazioni. Quindi per ciò che riguarda le velocità è come se tutto ruotasse intorno a P con 0, in verso congruente con quello di omega. Quindi se omega è orario, il vettore velocità di J è questo, che è tangente al cerchio osculatore, ma il cerchio osculatore è tangente alla traiettoria e quindi tutto fila. Questa è la velocità istantanea di J, che la posso calcolare come omega P0J, che rappresenta il raggio cinematico. Ecco, da questi due vettori subito mi accorgo di una cosa, che questi due vettori sono perpendicolari tra loro, ok? Questi sono perpendicolari tra loro, ma quando l'accelerazione è perpendicolare alla velocità, vuol dire che questa accelerazione è puramente normale, cioè quella tangenziale uguale a zero. Va bene? Abbiamo ancora qui lo schema. Se il vettore accelerazione, che in generale ha due componenti che sono queste, una secondo il versore tangente, l'altra secondo il versore normale, presenta solo la componente normale, vuol dire che quella tangenziale è uguale a zero.
e la velocità naturalmente è secondo tau. Ok? Perché qui potremmo anche scrivere che la V di P è uguale ad S punto tau. Abbiamo quindi trovato un punto del piano mobile la cui accelerazione è puramente normale, oppure che ha accelerazione tangenziale uguale a zero, è la stessa cosa. Vado ora a tracciare una seconda circonferenza che passa per P con 0, per K, per J. Siccome questo angolo è di 90 gradi, il centro di tale circonferenza si trova sulla tangente alle polari. Provo a tracciarla, quindi ci interessa questa seconda circonferenza? Perché se noi andiamo a considerare un qualsiasi altro punto preso su questa circonferenza gialla, rispetta le stesse proprietà di J. Andiamo a vedere. Prendo un punto qualsiasi qui sopra. E vogliamo vedere qual è l'accelerazione e qual è la velocità di tale punto preso su questa circonferenza gialla. Naturalmente sia l'accelerazione che la velocità devono rispettare le proprietà dei rispettivi campi vettoriali. Quindi il vettore accelerazione deve essere inclinato di gamma rispetto alla congiungente con K. Va bene? Deve avere un modulo che è calcolabile secondo questa formula. Ok? Quindi KQ radice quadrata alfa quadro più omega alla quarta. Ma attenzione, se noi guardiamo il triangolo P con 0 KJ, la corda P con 0 K di questa circonferenza gialla è sottesa dall'angolo gamma. Ok? Siccome anche il vettore accelerazione di K deve essere inclinato di gamma nel rispetto delle proprietà del campo vettoriale delle accelerazioni, questo angolo gamma mi deve dare una direzione che deve andare a finire su P con 0. Questo angolo è gamma e deve passare per forza per P con 0 perché è sotteso dalla stessa corda e dalla proprietà, in questo caso geometrica, sulla circonferenza. Questo è valido per un qualsiasi punto della circonferenza gialla. Ok? Se io andassi a prendere un altro punto qui, chiamo R per esempio, vale lo stesso discorso. Questo angolo è ancora gamma e deve passare per P con 0. Quindi andiamo a rappresentare i rispettivi vettori di accelerazione. Lo facciamo in rosso per tenere sott'occhio, diciamo, la forma del campo vettoriale. Accelerazione di R, accelerazione di Q, accelerazione totale, quindi in generale tiene conto di entrambe le componenti, in generale. Perché ci interessa sottolineare che i vettori accelerazioni di Q ed R e di qualsiasi altro punto di questa circonferenza gialla passino per il punto P con 0? Perché per ciascuno di questi punti noi possiamo andare a trovare i rispettivi centri di curvatura, come mediante la formula di Euler-Savary.
con riferimento a Q, congiungo Q con P con 0, prolungo questa retta fino ad intersecare la circonferenza dei flessi. In questo caso il punto Q' è distinto da P con 0. Il caso precedente era un caso particolare per quanto riguarda J, il cui centro di curvatura coincideva con P con 0. Ma in generale questi punti non coincidono, ma sono allineati tra loro con una intersezione sulla circonferenza dei flessi. Applichiamo la formula di P0. P0Q al quadrato è uguale ad omega Q per Q'Q. Da qui ricavo omega Q, P0Q al quadrato diviso Q'Q. P0Q al quadrato diviso Q'Q, che è più grande, più lungo come segmento. Quindi omega Q verrà più corto, va bene? Qualitativamente diciamo che cada qui, ok? Questo è omega, chiaramente sempre tenendo a mente che quelli sono segmenti orientati e che al secondo membro ho dei segmenti equiorientati, poiché al primo membro ho un quadrato sempre positivo, ok? Quindi omega Q verso Q è equiverso appunto con Q'Q nel rispetto delle proprietà della forma di forma compatta. Ok? Quindi questo è il centro di curvatura. E che cosa scopro? Che il vettore accelerazione totale di Q è diretto verso il centro di curvatura. Quindi che vuol dire? Che è puramente normale. Quindi anche Q ha un'accelerazione puramente normale. Ma questo è valido anche per R, perché R avrà un punto R' diverso sulla circonferenza dei flessi, però posso applicare anche per esso nuovamente la forma di Euler-Savary e trovare il centro di curvatura, che capiterà qui qualitativamente, omega R e omega Q. Questo è vero per tutti i punti che sono presenti su questa circonferenza. Quindi questa circonferenza gialla assume grande importanza, perché è anch'essa il luogo geometrico di una famiglia di punti del piano mobile con delle proprietà sulle accelerazioni. Qual è la differenza rispetto alla circonferenza dei flessi? Che tutti questi punti hanno solo accelerazione normale, quindi accelerazione tangenziale. Questa seconda circonferenza è nota come circonferenza di stazionarietà, essendo l'accelerazione tangenziale uguale a zero, ed entrambi sono conosciuti come cerchi di Bless. Circonferenza dei flessi, circonferenza di stazionarietà, entrambi dal punto di vista delle accelerazioni rappresentano i cerchi di Bless, che sono di fondamentale importanza nell'analisi cinematica non solo del corpo rigido ma anche dei meccanismi, anche meccanismi complessi. Ecco, il diametro della circonferenza di stazionarietà, che indico con D grande, che è uguale a P0J, è anche uguale a delta
cioè il diametro della circonferenza dei flessi, diviso la tangente di gamma. Questo discorso è molto importante perché noi lo possiamo utilizzare, lasciatemi dire, a ritroso, perché andiamo un po' ad estrapolare i risultati più interessanti. Questa circonferenza gialla è la circonferenza di stazionarietà. Il centro di questa circonferenza si trova sulla tangente alle polari. Quindi questa è la O di D, cioè della O di S, S in cirillico, solitamente la indichiamo in questo modo, o in corsivo. Quindi questo è il centro della circonferenza di stazionarietà. Ripeto, si trova sulla tangente alle traiettorie polari. Quindi non è un punto qualsiasi, è un punto che in qualche modo possiamo individuare con una certa facilità. Perché dire che è tangente alle polari significa dire che è tangente alla circonferenza dei flessi, perché la circonferenza dei flessi a sua volta è tangente alle polari di tipo 0. Quindi una volta che io ho trovato la circonferenza dei flessi, so che il centro di quella di stazionarietà si trova sulla tangente a quella dei flessi in P0 e questo mi aiuta, giusto? Nel poter disegnare quella di stazionarietà. Perché tutto questo interesse? Perché guardate che queste due circonferenze si intersecano in K in particolare, ma si intersecano anche in P0. Questo è il luogo geometrico dei punti con accelerazione tangenziale uguale a 0. Questo è il luogo geometrico dei punti con accelerazione normale uguale a 0, per forza devono intersecarsi in K, perché K deve avere tutte e due le componenti uguali a 0. Dove sta l'anomalia? Nell'intersezione con P0. P0 è un punto molto particolare, no? Perché anche in termini di traiettoria abbiamo visto prima che presenta una cuspide, un punto di inversione del moto. Il vettore accelerazione di P0 infatti è tangente alla circonferenza di stazionarietà. Quindi dovete un po' immaginare che queste due circonferenze, materializzate magari con due anelli, siano saldate, lasciatemi dire, in K, che è il vero punto di intersezione, e poi sovrapposte in P0. Per rendere la cosa più intuitiva possiamo immaginare questo, che si intersichino in K e che siano sovrapposte in P0, che è un punto molto particolare. Quindi, a valle di queste considerazioni, noi possiamo dire che questo metodo, che è basato sull'utilizzo dei cerchi di Press, ci torna molto utile non soltanto per quanto riguarda l'analisi della curvatura, quindi per quanto riguarda la determinazione del centro di curvatura di un qualsiasi punto del piano mobile per il tramite della forma di Lorenzo-Savary, in forma nella prima forma o nella seconda, ma ci torna utile anche per l'analisi delle accelerazioni. Perché tramite l'intersezione di queste due circonferenze io trovo K. Nel momento in cui ho trovato K posso procedere spedito nella determinazione del vettore accelerazione di un qualsiasi punto del piano mobile. E allora passiamo subito a un caso pratico, applicativo, non è nuovissimo per voi, ma ci rifacciamo su questi esempi semplici per passare poi agli esempi più complessi e poi al discorso della progettazione. Andiamo a considerare questo meccanismo, che è il manovellismo di spinta, che vi è sicuramente familiare dal corso di meccanica applicata alle macchine.
noi potremmo anche puntare esclusivamente l'attenzione sul moto di Biella, comunque indichiamo questo con A0, questo con A, questo con B. Perché? Perché in sostanza noi potremmo anche ipotizzare di conoscere soltanto la traiettoria di A, che è circolare, di centro a 0, e la traiettoria di B, che è lineare, secondo appunto una linea retta, che corrisponde nell'applicazione per esempio all'asse del cilindro. Quindi noi conosciamo le traiettorie di due punti della biella AB, che in questo meccanismo è l'unico membro che si muove secondo un generico motopiano rototraslatorio come combinazione di traslazione e rotazione, va bene? E dalla conoscenza di queste traiettorie, grazie al teorema di Chasles che abbiamo dimostrato, possiamo individuare il centro di istantanea rotazione, va bene? Quindi prendiamo le normali alle traiettorie ed individuo subito P con 0. P con 0, attenzione, lo ribadisco, soltanto della biella AB. La manovella A0A ha un altro centro di rotazione che è A0, perché il suo moto è puramente rotatorio come moto rigido. Quindi attenzione, quando parliamo di meccanismi abbiamo più corpi rigidi ed ognuno si muove con la propria legge di moto, non confondiamo l'uno con l'altro. Bene, supponiamo di assegnare la velocità angolare, questo è il membro 1, telaio, 2, 3, 4 il pistone, quindi questa è la omega 2. Posso ricavare la velocità di A come punto appartenente alla manovella 2, che esegue un moto puramente rotatorio intorno al punto fisso A con 0, e rappresento il relativo vettore velocità. Vado un po' spedito, non vi scrivo tutte le formulette perché sono banali. Questo è il vettore velocità di A come punto appartenente al membro 2, cioè la manovella. Ma siccome tale punto si trova proprio nel centro della cerniera o coppia rotoidale, questa velocità è la stessa anche se considero A appartenente al membro 3, cioè alla biella, e quindi per me è un'informazione per poter andare avanti con l'analisi del campo delle velocità associato alla biella AB. Perché? Perché conosco P con 0, quindi noto P con 0, nota la velocità di A, UA diviso P0A, ricavo la velocità angolare della biella, che non ha niente a che vedere con la omega 2. Omega 3. Come vedete, questa è antioraria, l'altra è oraria, perché la velocità di A rispetto a P con 0 gira in senso orario, è intuitivo. Poi basta fare il prodotto vettoriale, lo verifichiamo in maniera rigorosa, ma è così e ci possiamo arrivare anche in maniera molto semplice. Posso quindi calcolare la velocità di B come punto appartenente alla biella e il vettore velocità è di questo tipo. Quindi in questo caso molto semplice ho terminato con l'analisi delle velocità. Se voglio generalizzare un po' il discorso, perché uno associa quasi sempre il manovellismo di spinta al meccanismo del motore e fa fatica ad immaginare un qualcosa di diverso, in realtà è un meccanismo che trova applicazioni in molte altre cose, anche nelle macchine automatiche, ok? Nelle sospensioni, poi vedremo
andremo più sulla parte tecnica. Cosa voglio dire? Che non è così strano, diciamo, essere interessati, per esempio, alla velocità di questo punto, no? Come punto appartenente al piano mobile inteso la biella AB. Qual è il vettore velocità? Basta congiungere P con 0 con questo punto che indichiamo con P, il vettore velocità è questo. Sempre a 90 gradi rispetto alla congiungente e converso congruente alla omega. Questa è la velocità di P. Vedete come si visualizza il campo vettoriale delle velocità che è circolare intorno a P con 0? Bene, non ci fermiamo qui perché ora siamo potenzialmente in grado di effettuare anche l'analisi delle accelerazioni mediante il metodo dei cerchi di Bress. Ok? Cerchi di Bress, la prima cosa da fare è trovare la circonferenza dei flessi. Cosa sappiamo della circonferenza dei flessi? La circonferenza dei flessi passa per P con 0. In questo caso siamo fortunati perché il punto B ha una traiettoria rettilinea e quindi questo è sufficiente per poter appartenere alla circonferenza dei flessi. Quindi noi conosciamo a priori già un punto oltre a P con 0 che appartiene alla circonferenza dei flessi. Tale punto è B e quindi ho già due punti. Me ne manca soltanto uno perché tre sono strettamente necessari per tracciare una circonferenza. Ma nessun problema perché del punto A conosco il centro di curvatura e quindi posso applicare in modo inverso la formula di Euler-Savary e ricavare A', cioè il corrispondente punto di A sulla circonferenza dei flessi, cioè il terzo punto che cercavo per poter definire in maniera univoca la circonferenza dei flessi. E allora posso scrivere direttamente che A' è uguale a P0A al quadrato diviso A0A, perché A0 diventa centro di curvatura, è un punto fisso, quindi è il centro di curvatura. Attenzione sempre nell'applicazione, qui viene fuori un numero, sono segmenti orientati, quindi P0A al quadrato diviso A0A vuol dire che è diretto così, quindi anche A' deve essere diretta allo stesso modo, quindi A' sta giù, ok? Questo è più piccolo, viene un po' più grande, qualitativamente questo qui è A'. Ho tre punti, posso disegnare la circonferenza dei flessi, deve passare per P con 0, per B, per A'. Quindi la circonferenza dei flessi passa, come dicevo, per P con 0, per B e per A'. Immaginando che la lavagna sia il nostro foglio di disegno, quindi prendo il punto medio di questa corda, ne considero la perpendicolare, il punto medio della corda, per esempio A', P con 0, diciamo che all'incirca questo dovrebbe essere il centro della circonferenza dei flessi. Io provo ora a tracciarla, il centro mi può essere utile per il tracciamento perché questa diventa la tangente. Questa è la circonferenza dei flessi, passante per P con 0, B ed A'. Va bene? Allora, determinata la circonferenza dei flessi, noi possiamo applicare la formula di Euler-Savary e ricavare i centri di curvatura di tutti i punti del piano mobile, della biella AB, che sono di nostro interesse. Abbiamo individuato il punto P,
del quale abbiamo ricavato il vettore velocità, vogliamo ricavare per esempio il centro di curvatura di P. Cosa fare? Sappiamo bene cosa fare. Prolungo fino ad intersecare qui il P' e applico ancora una volta questa formula. Quindi questa volta l'incognita è omega, omega P sarà uguale a P0P al quadrato diviso P'. P0P al quadrato diviso P'P, denominatore più grande, quindi qualitativamente diciamo che cade qui il centro di curvatura, la direzione del vettore velocità rappresenta la tangente alla traiettoria, quindi la tangente al cerchio osculatore, e quindi posso tracciare un arco di cerchio osculatore alla traiettoria. Quindi so che la traiettoria di P, almeno nell'intorno e distante considerato, si presenta in questo modo. E questo è ρ di P. Bene, questo lo posso fare per un qualsiasi altro punto del piano mobile. Ma si procede allo stesso modo, quindi non è di particolare interesse in questo momento. Vogliamo viceversa andare a studiare le accelerazioni e abbiamo appena introdotto il metodo basato sui cerchi di Perez. Mi interessa il centro delle accelerazioni, quindi vediamo questo caso, esempio semplice ma significativo, come fare. Ecco, è chiaro che per fare l'analisi delle accelerazioni io devo avere delle informazioni sull'accelerazione, no? Questo sistema, vedremo come verificarlo, comunque è un meccanismo ad un grado di libertà per cui la sua posizione è definita da un parametro, il campo di velocità di tutti i membri è definito da un solo parametro, le accelerazioni di tutti i membri sono legate ad un solo parametro, ma lo devo dare. Quindi devo dare un'informazione per quanto riguarda le accelerazioni. Io ho assegnato una omega 2, quello che posso dire, o assegno alfa 2, o dico che omega 2 è costante, che equivale ad aver assegnato alfa 2, cioè alfa 2 è uguale a 0 se omega 2 è costante. Va bene? Quindi se risulta valida questa informazione, che è comunque il dato del problema, cioè omega 2 costante, che implica che alfa 2 è 0, cioè l'accelerazione angolare della manovella è nulla. Quindi vuol dire che il punto A, in tal caso, si muove di modo circolare ed uniforme. Modo circolare ed uniforme, sappiamo bene che c'è l'accelerazione, puramente normale, ma c'è. Ok? Quindi abbiamo il vettore accelerazione di A appartenente al membro 2, ma come detto prima, per quanto riguarda le velocità, anche in questo caso l'accelerazione di A è quella che è, sia se considero A appartenente a 2 o A appartenente a 3, perché tali punti coincidono nel centro della coppia radiale. Ok? Quella è l'accelerazione di A. Come la calcoliamo? Beh, modo circolare uniforme, dovrei essere in grado di farlo, quindi l'accelerazione di A, e qui colgo l'occasione per sottolineare un punto delicato. Ecco, noi abbiamo ancora sulla lavagna da qualche parte, cioè qui, questa l'abbiamo dimostrata, ok? L'accelerazione normale è questa, cioè la velocità al quadrato diviso il raggio di curvatura per il versore normale che punta verso il centro di curvatura. Questa è la definizione dell'accelerazione normale.
tenete a mente. Quindi io la vado a calcolare, in questo caso pratico, la velocità di A al quadrato diviso il raggio di curvatura. Il raggio di curvatura, questo è un modo circolare, quindi il raggio di curvatura corrisponde al raggio della circonferenza. Il raggio della circonferenza è a 0a, va bene? Quindi diviso a 0a. Siccome l'ho scritta in forma scalare, mi fermo qui, ok? Dando per scontato che è diretta verso il centro di curvatura. Infatti ne ho tenuto conto perché l'ho rappresentata diretta verso a 0, che è il centro di curvatura. Ma molto spesso questa viene anche calcolata, attenzione, come omega 2 quadro a 0a. Omega quadro è, no? Ecco, questo non è sempre vero, è vero in questo caso, ma non è sempre vero. Quindi attenzione, lampadina di warning, ok? Perché potreste essere tratti in inganno. Non dimenticate mai che la definizione è questa di accelerazione normale, non è quella lì. E allora uno dice, ma perché sono uguali in questo caso? Beh, si dimostra in maniera molto semplice, scusate, lo riscrivo qui che stiamo più larghi. Quindi l'accelerazione di A, abbiamo detto, è uguale a QA quadro diviso a 0A, ma questa a che cosa è uguale? La velocità di A la posso riferire al centro di istantanea rotazione o al centro di rotazione. Qual è il centro di rotazione per la manovella? È a zero, ok? È a zero. Quindi la posso scrivere così, come la omega 2 per la distanza del punto dal centro di istantanea rotazione, che è a zero, cioè omega 2 a 0a, chiaramente al quadrato diviso a 0a. Questa e questa si semplifica, esce quella che avevamo scritto prima, cioè omega quadro a 0a. Ma questo è valido in questo caso perché il centro di istantanea rotazione coincide col centro di curvatura. Ma in generale, in un moto piano, non è così. Guardate qui, per il punto P, questo è P con 0, centro di istantanea rotazione, e questo è omega, che è il centro di curvatura. Quindi il raggio di curvatura e il raggio cinematico sono diversi, in generale sono diversi. Qui invece sono uguali e quindi queste due forme sono identiche. Ok? In generale cosa dovremmo scrivere? Che l'accelerazione, questa in generale sarebbe quella normale, di un generico punto P sarà uguale alla velocità di P al quadrato diviso rho di P. Ma la V di P è uguale ad omega R di P, quadrato quadrato, diviso rho di P, perché in generale il raggio di curvatura è diverso dal raggio cinematico. E quindi qui non potete semplificare. Quindi attenzione, perché il messaggio che è sbagliato, che a volte passa, è che l'accelerazione normale possa essere calcolata come omega quadro r. Non è così, dovete utilizzare quell'altra espressione. Ok, abbiamo fatto questa precisazione, ma andiamo avanti per concludere con l'analisi delle accelerazioni. Allora ci interessa k. K di chi? Sempre della biella, perché in questo meccanismo è l'unico corpo rigido che si muove di modo rototraslatorio, va bene? Però abbiamo imparato da quanto visto questa mattina che questa è la tangente alla circonferenza dei flessi in P con 0.
Cosa abbiamo capito qui? Che il centro della circonferenza di stazionalità si trova sulla tangente a pi con 0 alla circonferenza dei flessi in pi con 0. Quindi la circonferenza di stazionalità avrà un centro che sta qui sopra. Non so ancora dove, ma sta qui sopra. Cos'altro so in merito alla circonferenza di stazionalità? Che passa per pi con 0, quella gialla passa anch'essa per pi con 0, ok? Quindi passa per pi con 0 ed ha un centro sulla tangente. In questo caso io ho anche un'altra informazione, perché il punto A ha un'accelerazione puramente normale, perché A con 0 è il centro di curvatura e l'accelerazione è puramente normale, cioè l'accelerazione tangenziale è uguale a 0. Quindi A, in quanto punto appartenente alla biella, cade sulla circonferenza di stazionalità. Quindi P con 0 A è una corda della circonferenza di stazionalità. Prendo un punto medio su questa corda, va bene, e vado a considerare la normale, fino ad intersecare la tangente. Quindi quel punto è il centro della circonferenza di stazionarietà, cioè O di S. Punto il compasso in O di S con apertura O di S P con 0, O di S A, la stessa cosa, e traccio questa circonferenza di stazionarietà. È una circonferenza molto grande, quindi ne tracciamo solo una parte, quella che ci interessa, perché a noi cosa interessa in particolare? Trovare gamma, cioè questo punto di intersezione. Quindi questo punto è il centro delle accelerazioni. Conosciamo quindi K, conosciamo l'accelerazione di A, quindi di uno dei punti della biella AB, e quindi possiamo risalire a gamma, perché se congiungo A con K, va bene, questo angolo qui è esattamente gamma. Quindi posso subito capire che alfa è antioraria, perché A rispetto a K gira in senso antiorario. E a questo punto posso passare a trovare i vettori di accelerazione di tutti i punti che voglio. Quindi, se ho qualche difficoltà in questa fase, da qui in poi posso andare spedito, perché posso trovare vettore accelerazione di tutti i punti. In particolare mi interessa di B. Allora congiungo K con B, il disegno si complica, ma il ragionamento è abbastanza semplice. L'accelerazione di B è data da questo vettore. Naturalmente questo angolo è gamma. Posso congiungere K con P con 0 e l'accelerazione di P con 0 sarà questa. Questa è l'accelerazione di P con 0. Questo angolo, naturalmente, è ancora gamma.
e così per tutti gli altri punti di interesse, in particolare del punto P dovrei congiungere K con P in questo modo. Il vettore accelerazione deve essere inclinato di gamma sempre allo stesso verso, quindi abbiamo questo che è l'accelerazione, il vettore accelerazione di P, e questo angolo che è ancora gamma. Vedete, tutti i vettori rossi girano intorno a K, tutti i vettori arancioni che rappresentano le velocità girano intorno al primo zero. Quindi ho i due campi vettoriali sovrapposti che ci consentono di visualizzare istantaneamente il movimento del corpo. E inoltre siamo in grado di ricavare i centri di curvatura di tutti i punti. Se ci vogliamo divertire ancora un po', questo è il vettore accelerazione di P. Come vedete è inclinato di gamma rispetto alla congiungente, ma presenta delle componenti normali e tangenziali rispetto alla terna intrinseca. La terna intrinseca è rappresentata dal vettore velocità, che è tangente alla traiettoria, e naturalmente dalla posizione del centro di curvatura, la posizione di P con zero. Quali sono le componenti? Sono queste qui. Questa è la componente tangenziale nella terna intrinseca, quella che ha significato fisico, e quest'altra è la componente normale, accelerazione normale di P. Come vedete è diretta verso il centro di curvatura. Nello sviluppo di questo discorso, ovviamente tutto deve essere congruente. Se qualcosa non è congruente, vuol dire che abbiamo sbagliato. Cioè, per esempio, l'accelerazione di B deve ovviamente essere lungo la direzione di B. Se mi veniva un vettore di accelerazione così, per esempio, è ovvio che avevo sbagliato. Perché non posso avere una componente di accelerazione contro un muro, perché quello è un vincolo, chiaro? Quindi è ovvio che il vettore di accelerazione deve avere questa direzione, quindi questo deve essere esattamente gamma, così come se questo vettore di accelerazione veniva così, questa cosa voleva dire? Voleva dire che aveva una componente normale che era opposta al centro di curvatura. Non è così. Quando percorriamo una curva con la motocicletta, no? La curva a destra, il centro di curvatura sta a destra, va bene? Tutti sanno che c'è l'effetto centrifugo che ci butta fuori. L'effetto centrifugo è una forza inerzia che è associata alla componente normale dell'accelerazione. La forza inerzia c'è un meno dal principio di D'Alembert e quindi è opposta all'accelerazione. Se fosse vero questo, vorrebbe dire che se io faccio la curva intorno a omega, la forza inerzia che per D'Alembert è opposta a questa, ci aiuta a stare dentro. Non vi consiglio di provare perché accade il contrario, ok? Quindi attenzione, perché tutto ciò che noi ricaviamo ovviamente sono dei modelli che ci portano a capire qual è il comportamento fisico di un sistema, in questo caso dei meccanismi. Vabbè, per oggi. Thank you.